Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come avrete letto sicuramente dal titolo ci troviamo su MyPhone e quest'oggi giocheremo a Clash Royale. Intanto, aspetta, alzo il volume perché così l'audio di Clash lo prendo appunto col microfono. Ho riniziato a giocare a Clash Royale. Adesso non sto giocando a questo gioco per le visual e quant'altro, perché comunque Clash Royale nel mio canale non fa un cazzo. Intanto non posso urlare, quindi, perché sono le... vi faccio vedere dal cellulare. Sono le 7:50 del mattino, ragazzi. Sono sveglio dalle 4. Per chi conosce la mia vita, andando a letto molto presto, visto che il PC lo spengo già alle 5:30, 6, esagerando alle 8 di sera il PC io lo spengo, quindi alle 9:10, esagerando alle 11 io sono già a letto, quindi mi sveglio molto molto presto la mattina, anche alle 5 del mattino. E che cosa ho fatto? Dalle 4 alle 5 ho guardato video su YouTube e ho guardato Ciccio, visto che Ciccio Gamer è l'unico, davvero l'unico, che mi piace guardare su Clash Royale. Poi per carità, ogni tanto li guardo sparsi qualche video di Clash Royale, ma a me piace vedere un gioco giocato a livello, diciamo, pro, e Ciccio è molto bravo a giocarlo, infatti mi piace tanto guardarlo. E credetemi ragazzi, era più di, non esagero, più di 6 mesi che non avviavo sta cosa. Infatti ero Arena 4, non ho nessun clan. E tanto per farvi vedere ragazzi, cioè, partite 1 ora e 20 minuti fa, 1 ora e 22 minuti fa, ecco, così vedete quando ho giocato. Minchia, quindi sono sveglio dalle 3. 1 ora e 29 minuti fa. E guardate qua ragazzi, vittoria, 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 pareggio, vittoria, 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 sconfitta. Questa qua l'ho persa perché non avevo... vabbè, comunque non avevo cose. Raga, le ho vinte tutte. Questa qua di 2 ore fa, cioè 2 ore fa, quindi è dalle... 6 che gioco, ok, va bene, ottimo. E perché vi sto facendo questo video? Perché mi è seriamente venuta voglia di giocare e farvi un video su Clash Royale. Io non ho carte, ad esempio io non ho leggendarie, non ne ho nemmeno una leggendaria. Addirittura guardate quante carte, sono più le carte che mi mancano che quelle che ho. Quindi ho deciso di farvi questo video anche per tutti quelli come me che non hanno nulla. Ad esempio nemmeno questo io ho shoppato, nemmeno il pacchetto da 5 euro, quindi immaginatevi. E niente, oggi voglio portarvi una partitozza su Clash Royale, Valle degli Incantesimi. Ci sto giocando ovviamente da cellulare, sto registrando, sì. Buona fortuna, altrettanto. Allora, io inizio di solito, se ho queste carte, con gli arcieri che si smezzano, insegnamento di Ciccio, non so a che cazzo servono, ma lui le manda sempre, quando l'ha come prima carta lui la manda sempre, quindi ho seguito quel suo consiglio. Qua io metto la strega all'angolo e poi aspetto la sua mossa, tipo ha messo gli arcieri là, io lo attacco a destra col principe, perché lui mi ha mandato le truppe a sinistra, quindi la torre di destra la dovrei aver presa. Poi addirittura, oddio che cazzo, ah, il bombarolo, ok, vedete, la torre di destra gliel'ho ittata abbastanza. E volevi, qua io l'orda di sgherri la utilizzo per pararmi il culo, sia da quel coso, aspetta, qua ci metto bombarolo contro bombarolo. Bam, gliel'ho fatto fuori tempo niente. E guardate, con gli sgherri sono anche riuscito a hittargli le cose. Io non penso di essere forte, ma vi giuro, avendole vinte tutte, o sono capitato con gente che non sa giocare. Qua ti metto l'orda e guardate, gli rispondo mettendogli lui e me ne vado brutalmente. Perché lui ha sciupato il mana e non ha come difesa. Grazie Ciccio! Davvero raga, vi sembra una presa per il culo, ma guardare Ciccio vi fa notare parecchie cose. Magari forse sono overkillato io per il livello, però siamo entrambi torri livello 6, quindi non lo so, non lo so davvero. Perché vi ripeto, non penso di essere forte io, ma davvero la serie di Clash Royale di Ciccio la seguo tantissimo. Cioè la serie, comunque i video. Sì, però io appunto se parlo mi rincoglionisco, Beh, ti faccio un bel attacco, qua ti metto un bel bombarolo, così ti fermo. Comunque mi sono distratto, e ho perso Elisir. Ciccio non sarebbe fiero di me, assolutamente. Però dai, oh, gliel'ho ittate tantissime. Qua tiro un bel paio di frecce. Ok, ha 4 di vita, mi va bene. Metto gli arcieri. Ah, cazzarola. Aspetta che mi difendo con l'orda di sgherri. Bam, mi sei piaciuto. Vorrei fare... vabbè, dai, arrenditi, 4 di vita, dai. Raga, ed è un'altra vittoria. Come 30 secondi?
What the fuck? Ah, ti devo buttare giù pure l'altra? Va bene, non è un problema. E volevi! Volevi! Dai, me la dai vinta, per favore, dai. Che palle. Hai perso! Non rompere il cazzo! Hai perso! You lose, man! Accetta la sconfitta e non rompere il cazzo! Madonna, quando le persone non vogliono perdere... Ah, ma io non dovevo urlare. Sveglio tutta casa. Bam, vincitore. Mi ha arrabbiato. No. Niente, facciamone un'altra. Non lo so, cioè, penso sia carina l'idea di portarvi dei video giocati non da un pro ma da un nabbo. Uno scarso come me che non scioppo. Aspetta, qua sono in crisi. Qua butto il bombarolo. Di solito o butto gli arcieri o butto la strega, quindi... Ecco, qua buttiamo la strega, che la strega contro... Guardate, fa un danno incredibile la strega contro il cucciolo. Però forse non dovevo buttare gli arcieri. Però, beh, oddio. Adesso lui si difenderà a sinistra e io ci butto con cattiveria. Bam, guardate qua. Lui ha sprecato elisir a sinistra e ne ha sprecato pure tanto. E guardate il danno che gli faccio a destra. Io approfitto di questa cosa. Mi difendo da un lato, lui mi carica da quel lato e poi attacco l'altro. E così gli porto entrambe le torri. Qua non ho come difendermi. Quindi butto il principe per il momento. Ah, però tutti hanno la scarica, cosa che io non ho. Ecco, ora sicuramente mi lancerà qualcosa. Volevo, per forza. Qua sono io che non avendo carte, non dovevo giocare lui. Qua ho sbagliato io, Però non so come difendermi, ancora non le conosco. Anche perché Ciccio non usa queste carte. Ciccio usa tipo gli spiriti del fuoco, il golem di ghiaccio, comunque quel coso che quando esplode fa danno, quello da 2 di mana, cioè da 2 di elisir. Allora, qui metto la strega. Allora, voglio fare una minchiata. Allora, voglio che lui si difenda a sinistra. Ok, bravo ragazzo, mi sei piaciuto. Perfetto, io qua butto gli sgherri. Adesso guardate quanti cazzo di danni fa. Certo, lui mi fa danni sulla torre di sinistra, Però comunque non è un problema perché qualche hit gliel'ho tirata. Porca vacca. Porca vacca. Ma ha fatto la minchiata. Ha fatto la minchiata. Qua ci butto gli arcieri. Oddio, ho sbagliato, raga. Qua ho sbagliato, sapete? Facciamo così. Vediamo se lo prendo. Bam, gli ho fatto malissimo. Ok, qua sono in crisi, non so che cosa giocare. Dovrei giocare gli scheletrini, però. E non me la sono. Non me la sono cavata male, sapete? Lui penso mi distruggerà la torre. Forse, non lo so. Bam. E volevi! Allora, ho giocato malissimo, credo, Cioè, credo davvero di aver giocato malissimo. Però dai, 2 torri io le ho prese. Sì, quella gliela regalo, non c'ho voglia di difendermi. No, beh, oddio, no, non c'ho voglia di difendermi. No, sto cazzo, quello sta continuando ad attaccare. E chi sono i catini? Muori, merda. Ad esempio, questa cosa non la so. Se vinco senza dargli... cioè, se vinco senza fargli prendere cose, vinco più trofei? Boh, non lo so. Comunque, vedete, già ne ho vinte 2. Facciamo la terza, proprio come fa Ciccio. ed è incredibile, raga. Cioè, questo gioco, vi ripeto, a me non piace. Perché bisogna spendere troppo e quant'altro. Ecco, la strega qua, assolutamente. Ecco la frecce. Perché quelli là fanno veramente male. Bam, e dietro la strega metto il bombarolo. Perché secondo me può essere furba come cosa. Se non si difende, gli faccio un casino di danno. Guardate il bombarolo quanto danno fa, 1800, 1600. Bam, mi sei piaciuto. Qua mi difendo con gli arcieri. Brr, qua ecco, mi attaccato a destra. Cioè a sinistra, io attacco a destra. Perfetto. Certo, la strega fa un puttanaio di danno, Ok. Ho sbagliato, quest'orda ho sbagliato a buttarla, non ho visto la vita. Però lui è stupidino e mi ha tirato le frecce, ok. Ho sbagliato tantissimo. Madonna, quanto danno che gli ho fatto con gli arcieri. Porca vacca. Allora, qua sono in vantaggio io. A livello di hit gli ho fatto più danno io a entrambe le torri. Quella di destra me la sono quasi mangiata. Ok, allora io direi di mettere loro. Poi direi di mettere lui. No, forse non è stata una bella giocata mettere... No, invece sì. Oddio, invece sì. Perché
Oddio, quella bomba mi ammazza tutto. Volevo. La strega contro loro, va bene. Credo di no, sapete? Cazzo, la strega... Questo ho fatto una prova, non ho mai usato la strega contro Lord. Ora lui... Bravo, raga, mi sei piaciuto! Bravo, difenditi a sinistra che mi mangio la torre di destra! Bam, che mi sei piaciuto! No, non lo difendo nemmeno, ma che me ne fotte. Qua ti metto il bombarolo. E qua ti metto gli arcieri, perché comunque non voglio che mi fai troppi danni. Allora, doppio elisir. Di solito io qua comincio a fare le peggio schifezze proprio. Guarda qua. Adesso lui continua a sinistra. Cioè a destra, scusatemi. Bam. Io faccio... Come dice Ciccio, faccio di questo. Bam. E sinceramente parlando... Bava buva. Allora, io qua dovrei buttare la strega, teoricamente. No, dai, se ti prendi la torre sei un pezzo di merda. E sei un po' un pezzo di merda, eh. Sei un po' un pezzo di merda. Oh, però è bravo questo qua a giocare, eh. Questo qua si vuole prendere tutto, eh. Senti, allora sai che ti dico? Vado per le tre stelle, allora, eh. No, non ci arriverò mai, però. 5, 4, 3, 2, 1. Raga, è la terza partita che vinco. 29 trofei. Cioè, allucinante, incredibile. Non lo so, mi fa strano, perché vi ripeto, a me Clash Royale come gioco non piace. Però ho giocato così, incredibilmente sì. Diciamo, di per sé a me l'idea proprio dei giochi che si basano sullo shop non mi fanno impazzire. Però a me l'idea del gioco piace tantissimo. Cioè, allora, prendiamo il gioco come gioco, a livello di gameplay, a me piace da morire. Però è l'idea di fondo che non mi piace, è troppo scriptato. Però incredibilmente è strano. O forse mi sta facendo vincere il gioco perché magari... Tipo 6 mesi che non gioco, allora siccome ho ripreso a giocare, magari il gioco tipo ha l'idea... Oh mio Dio, non gioca da mesi! Facciamolo vincere così si gasa e shoppa! Non lo so, diciamo a me questa cosa non piace perché la bravura sì c'è. Però non lo so, non lo so. Quando il gioco ti vuole far perdere ti mette proprio i deck contro. A me questa cosa non piace. Cioè sarebbe figa che io premo battaglie e veramente ne trovo uno casuale e non scriptato che mi devo trovare deck contro. Però se si leva questo, il gioco di per sé è bello, cioè a me piace. È basato sullo shop, lo si sa, perché infatti come vedete non ho una leggendaria, cioè proprio una non ce l'ho. Quindi, boh, non lo so. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Volevo farlo proprio perché volevo farvi vedere veramente un nabbo ai miei livelli. Cioè, un nabbo che gioca. Quindi, secondo me è stato un video carino. Più che altro perché vi ho fatto vedere un deck che non è overpower. Cioè, ho tutto livello 2, livello 6, livello 3, livello 2. Cioè, mamma mia. Livello 3, incredibile. Il domatore, fortissimo il domatore. Quando l'ho sbloccato, comunque ero felice, tipo 6 mesi fa. Nulla. Io spero tantissimo il video oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra qui sotto. Non so se portarci altri video, vi ripeto. Questa cosa di Clash Royale penso sia un pallino che mi è venuto adesso e lo abbandonerò brutalmente, penso domani, non lo so. O appena comincerò a perdere, probabilmente. Non lo so, fatemi sapere la vostra. Vi voglio bene, ad un prossimo video. Spolliciate comunque per supportare questo video. E buongiorno a tutti, che comunque per me sono le 8.